detto shh. Come? Come perché? Mi scoprono. Cosa? Non hai capito? Ma dai, è evidente, sono una spia, sono in missione segreta, devo scoprire dei misteri. Sì, dei misteri, devo scoprire dei misteri. E devo parlare piano. Vuoi vedere quali? I misteri misteriosi. Anche tu li vuoi sapere? Va bene, vi faccio sapere. Va bene, avete convinto. Vabbè, anche se ci scoprono, va bene. Non me lo so se... 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 C'è una parola qui sulla lingua, me la vuoi togliere tu, per favore? Ecco, grazie, tienila. Dicevo, non me li so tenere i segreti io, non la posso fare la spia, mannaggia, bambini. Però vi posso far vedere con che cosa giochiamo oggi. Siete pronti? Sì, si chiama Mystery Box. Sì, Mystery, che significa? Mistero! Anzi, box significa scatola, insomma, scatola dei misteri o del mistero, insomma, come vi pare. Comunque, racchiude un sacco di segreti e adesso ve la faccio vedere. Ed eccola qui. La nostra mystery box, ossia la scatola dei misteri. Proprio misteri. Ma volete vedere com'è? Va bene, ve la faccio vedere. Vabbè, la mia l'ho fatta prendendo una vecchia scatola e poi ci ho fatto un buco che è nascosto, l'ho nascosto da questi che sono fatti con una busta della spazzatura. E hop, ci si può infilare la mano. Ce n'è uno qui e attenzione. Uno qui, perché si può giocare con due mani oppure si può giocare in due, uno da una parte e dall'altra. E qui è tutta vuota. Vabbè, la mia c'ha il sole e le nuvolette perché è sempre un po' dimirimondo, no? Insomma, abbiamo capito com'è fatta questa mystery box? Vabbè, ve lo dico. Non è un segreto, è una scatola con dei buchi. Solo che io le ho fatte un po' più, diciamo, un po' più allegra, un po' più del mirimondo, perché sapete che le cose che arrivano nel mirimondo sono tutte un po' così. Comunque, adesso giochiamo. Ah, non vi ho ancora detto le regole. Scusate che sbadata. C'era questo cappello qui che da spia mi ha distratto, ma è giusto le regole. Allora, è molto semplice. Questo è un gioco bellissimo per allenare uno dei cinque sensi. Sapete quale? L'udito, che c'entra l'udito? Ma no, ma neanche il gusto, che c'entra il gusto? Neanche l'olfatto, insomma, no, la vi, che c'entra la vista prima con gli occhiali? No, il tatto, esatto, proprio il tatto. Come che cos'è il tatto? Il tatto è uno dei cinque sensi, cioè è quella cosa, quella sensazione che noi proviamo ogni volta che qualcosa ci tocca. Esatto. Vi è mai capitato, per esempio, di sentire freddo perché avete toccato un gelato? Ecco, quello è uno dei cinque sensi che ci fa sentire il freddo, infatti. Oppure avete messo per caso il dito dentro l'acqua calda che stava scorrendo dal lavandino? Ah, ecco, quello lì, quello è stato il tatto che ce l'ha fatto sentire. Oppure vi è mai capitato che vi siete punti, avete fatto ai 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 ai? Sempre il tatto, sempre lui. Insomma, il tatto è il senso che ci fa sentire sulla nostra pelle le cose, cioè se sono lisce, morbide, dure, fredde, calde, spinose, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. E soprattutto sì, è vero, hai ragione tu. Sono le mani, sono quelle che soprattutto ci danno tutte queste informazioni. Tutto il corpo è però le mani, diciamo che sono più allenate. A proposito, infatti adesso giochiamo per allenarle. Come si gioca? È facile, è sempre facile. Bisogna prendere gli oggetti, quelli che avete, quelli che vi piacciono, dentro casa, andateli a cercare e li mettiamo dentro. Per esempio, io ho preso, ecco qui, una bolletta per stendere i panni. Mi raccomando, non ve la mettete sul naso, che dopo non potete usare l'olfatto. Poi vediamo, ho preso, ah, ecco, guardate, una mascherina che si mette per... Sì,
Aspetta, non urlare, mi hai svegliato. Con questo infatti non ci vedo e poi vabbè, la vista, insomma, vabbè, la mettiamo dentro. Era addormentata, che figura. E questo infatti era proprio l'udito. Mettiamoci una sveglia, visto che mi era addormentata. Ma piccola, che poi mi viene mal di testa. Ciao, sveglia. E poi ci metterei. Ah, guardate, questo mi piace. Un imbuto, cioè, un imbuto così. No, non è per il gusto, è che mi piaceva, era simpatico, allora lo metto dentro. E poi a proposito di gusto, anche un bel cucchiaio. Questo invece è perché mi trovo un po', ecco, dispettinato. Volevo mettere un pettine, che non si sa mai. E poi ci metto anche una pallettina, eh sì. E poi, attenzione, mi è accaduto un attimo che lo vado a prendere. Rullo di tambura, ecco, qui ce ne sono altri, ecco qui. Ci volevo mettere un bel fiocchetto, così mi sento elegante. E poi questa non è per niente una bella idea. Vabbè, mettiamocelo. E poi ci mettiamo anche un elastichino per i capelli, così va d'accordo con il pettine. Siete pronti per giocare? E va bene, vi faccio vedere come si gioca. Useremo uno di questi due buchetti che stanno qui. Oh, vedete, ci entrano due mani, oppure una per volta, se siete un po' più piccolini, oppure potete giocare uno da un lato, uno dall'altro. L'importante è che non guardate avanti, bisogna rimanere dietro, se no anche questo c'è. Poi usiamo la vista e noi invece dobbiamo usare il... Bravissimi, il tatto! Anzi, già che siamo così, batti un 10. Perfetto, cominciamo. Voglio usare una mano. Ma questa forma è inconfondibile, è tutta rotonda, è una... palla, giusto! Vediamo con l'altra mano se sarò brava lo stesso, se il mio tatto è ben... Bambini, sento che è duro, è un po' liscio, ha una forma strana, qui è rotondo e invece qui ha una punta. Potrebbe essere... quello? Sì? Quella parola strana? Un burubudu? No, come si chiama? Un biributo? Eccolo qui. Serve per travasare. Facciamo l'ultimo e poi giocate voi, eh? Veglia. Questa forma la riconosco, è inconfondibile perché è morbidino. È lungo. È proprio lui. È meglio che mi attappo il naso, dovevo tirare fuori una molletta perché questo è il proprio il mio calzino. Scusi, lei si è fatto una doccia prima di giocare? No, veramente no. Ecco, se la poteva fare. Insomma, bambini, questa è la Mystery Box del Mirimondo. Ma voi la potete fare come vi piace. Io ci ho messo il sole, le farfalline, le nuvolette e tanti simpatici oggetti dentro. Voi decoratela come vi piace di più. Ricordate, prendete una scatola, lasciate un lato vuoto per infilare le cose e di lato fate due buchetti. Poi, se volete, la decorate come volete, con le tendine, con la carta colorata, con un bel disegno, con i pennarelli. Insomma, a voi la fantasia. Sapete che qui, nel Mirimondo, la fantasia è sempre benvenuta. Anzi, più ne abbiamo e più siamo felici. Io non vedo l'ora di vedere come la farete anche voi. Allenate le mani e mi raccomando, soprattutto il senso del... Esatto, del tatto, proprio quello. Anzi, visto che ci siamo allenati, battiamo un altro 10. Anche un 5, ok. Grazie di aver giocato con me. Ci vediamo al prossimo gioco, mi sono divertita tantissimo. Ciao dal Mirimondo, ciao!